Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Finalmente ragazzi, sono arrivate due moddine che stavamo aspettando veramente da tanto tempo. Guardate qui chi c'è ragazzi, il 682T2. È arrivato il grandissimo mitico Fiat. Mamma mia, quanti anni che non ne vedevo più uno. In realtà non ne vedo più da tanto tempo. Allora, cominciamo, e anche il suo magnifico cassone, perché non è niente di meno. Allora ragazzi, prendiamo le mod, dividiamole e prendiamone una per volta. Prima vi parlo del Fiat 682T2 di Peppe 978, peso di 13.95 MB, versione 1.0.0.0, occupa solamente 8 slottini. Mamma mia. Prima di provarlo ragazzi, però andiamo sullo shop a vedere un po' che cosa si può fare. Costa 58.000 euro, ma non si può fare granché, si può solo cambiare colore ragazzi. Spaster Red, Blue Marine, Red Flame, Mint Green e Grey Fog, Navy Grey. Ok, va bene, proviamolo ragazzi perché è una cosa assurda. Sentiamo il sound, guardate qua, quando sale l'omino l'animazione della salita è impressionante. Accendiamo, sound veramente pazzesco. Spartano, perché all'epoca ragazzi i camion erano proprio spartanissimi, dovevi avere due braccia tipo l'incredibile Hulk per guidarli. Mamma mia, anzi questo gira anche troppo veloce il volante, io avrei rallentato la modalità di sterzo. Wow, guardiamolo da fuori. Guardate l'albero come gira. Wow, fumo nero, spettacolare. Ok, prima di andare avanti a vedere anche il cassone, vi do quattro chicchette anche su questo cassone, che sembra, ma è veramente bellissimo pure questo cassone dell'epoca. Questo cassone qui è il TFSIM semi trailer di Peppe 978, peso di 10.04 MB, versione 1.0.0.0, slot 5, per cui facciamo due conti: 8 slot il camion, 5 slot il cassone, con ben 13 slot, con pochissimi 13 slot riusciamo a prendere una bella combinata pazzesca. Una combinata pazzesca, veramente bello. Andiamolo a vedere anche lui in tutto il suo splendore. Vediamo qua, carrelli e via. Ok, dove sei bello? Eccoti qua, 26.000 euro. Abbiamo, penso, gli stessi colori qua, non lo so perché dopo non mi fa più tornare su, stessi colori del nostro camion per fare la combinata. Capacità 23.000, sponde basse 45.000, che è un'ottima capacità, sponde alte e si arriva a 30.000,
Se no c'è il carro per il carico delle balle che scendiamo a 26.000. Perfetto. In più possiamo aggiungere la copertura che ci costa 500 euro. Con 30.500 euro, diciamo con meno di 100.000 euro e 13 slot, noi facciamo una bella combinata da 45.000 litri di carico. Bene, sono contento, finalmente pochi slot e cose di qualità, e specialmente camion e cassone italianissimi. Ok, andiamo a provarlo. Intanto mi fa veramente diventare pazzo queste luci laterali, sono troppo belle. Apriamo la copertura. Wow. Apri finestrino addirittura. Si può aprire il finestrino? Ah sì. Avete visto che mette fuori la mano? Eh sì. Grande, grande Peppe. Chiudiamo la copertura. Benissimo. Avrei voluto scaricare, però non ho modo di scaricare da queste zone. Andiamoci a fare un giro per di qua. Così lo proviamo subito sullo sterrato. Proviamo. Ah, non so chi l'ha notato, la guida destra. Mamma mia. Ultra reale. Facciamoci un giro con questa meraviglia. Una cosa. Cavolo, anche clacson. Anche clacson è originale, mamma mia. È proprio una figata pazzesca. Wow. Sentite? Quando lascio l'acceleratore. Wow. Eh sì, ha usato proprio il sound, quello originale del camion. Spettacolare. Mamma mia. Cambi di marcia. Scarico dell'aria. Wow. Eh sì, queste qua sono le meraviglie delle mod italiane. Wow. Difficili da ottenere, ma quando escono, ragazzi, tanta roba. Tanta, tanta roba. Il made in Italy. No, sto camion mi fa diventare pazzo, troppo bello, bello anche da guidare. Ve lo straconsiglio, leggerissimo come slot, molto capiente. Poi se avete una farm tutta old non potete non averlo. Tanti, tanti, tanti complimenti a Beppe. Non l'ho mai detto a nessuno, ma il mio voto per tutti e due è 10 su 10, eh. Questo voto qui non l'ho mai dato a nessuno, ma qua se lo merita. È fantastico, fantastico. Le fantastique, come dicono i nostri amici francesi. Wow. E ho sentito voci anche che sta realizzando un altro camion, sempre old, della Fiat. Speriamo che esca, se, che se tanto mi dà tanto verrà fuori un altro mezzo spettacolo. Questo sarà. Ci ho lasciato un pezzo di cuore su sto camion. Mamma mia, ragazzi. Non ci potete credere come sono felice, come una Pasqua. Wow. Ora speriamo solo di averlo nel prossimo farming. Intanto ce lo godiamo su questo.
Bene ragazzuoli, per cui io spero di avervi fatto vedere tutto, cassone, camion fatto, complimentoni ancora a Peppe978, fatemi sapere se lo scaricherete, ma penso che neanche a dirlo, penso che la maggior parte di voi lo scaricheranno, specialmente chi gioca su console, ragazzi, pochissimi slot. Ma che ve lo devo dire a fare, mamma mia, tra cassone e camion manco, cioè 13 slot, ma che sono 13 slot? Bene ragazzi, per cui io vi saluto, vi ringrazio per tutto il sostegno che mi state dando al canale, grazie mille, continuate a condividere i video così da farli conoscere anche ai vostri amici. Grazie mille a tutti ragazzi, vi auguro una buona giornata, ciao a tutti ragazzi, alla prossima, ciao!